aspettando qualcuno? No. Posso sedermi? Certo. Vado via, posso? Deve sedersi. E occupi lo spazio più che può, veramente, cioè, proprio tutto lo spazio possibile. Mi metto comodo. Sì, stia comodissima. Mi metto così, va bene? Sì. Ok. No, non mi lasci sola, faccia in fretta, faccia Arrivo, in fretta. Arrivo, rispondo al telefono. Sì, no, per favore venga qui a sedersi prima che succeda quello che... Buongiorno. Ecco. Se mi siedo, disturbo? Guardi, se toglie il punto di domanda la frase è perfetta. Grazie. L'ho vista libera, mi dispiaceva lasciarlo qui da solo. Certo. Eccomi qua. Buongiorno. Sì. È contento di vedermi? Guardi, ho gli occhi che si rubano le diottrie tra di loro, veramente. Voglio vederlo meglio io, no? Io dammi 10 decimi, domani te li ridò. Che piacere vederla. Ecco. La incontro sempre qui, in questo parco. È proprio quello che volevo evitare, guardi. Ci incontriamo sempre qui, in questo parco, ma te penso... ma lei è di Milano? No, di Aosta sono io, sì. Mi è comodo venire qua a Milano, no? Poi tra l'altro, voglio dire, vengo in questo parco pieno di smog. Chi me lo fa fare star là nel Gran Paradiso, no? Cioè... Anche la parola Gran Paradiso non deve essere sto gran posto. No, certo non deve essere un gran posto. Ed è venuto qui col cane? No, col capriolo sono venuto, sì. Un capriolo maschio mi piace portarlo qui. Ma mi tolgo una curiosità. Il capriolo si chiama capriolo perché quando corre fa le capriole? Certo, il lama si chiama così perché quando corre taglia l'erba. Ecco perché sputa sempre, c'ha l'erba in bocca. Certo, sì, è proprio quello. E se il lama corre in compagnia di un altro lama, sono due lama, fanno un bilama. L'ha capito questo? Il bila è una battuta. Guardi, adesso non ho tempo, rido sabato che ho tutta la giornata libera. Rida. Ma te pensa, il capriolo si fa capriolo perché fa... E il capriolo, le capriole le fa tutto il giorno? Sì, ma adesso si è stufato. Con la polenta? Cosa? Il capriolo, dico, è stufato con la polenta? Senta, signore, ma che domani... È un cane. Stufato con la polenta? No, dai, non è una cosa bella, no? Senta, no. Sono di Milano, abito a Milano, mica arrivo da... E sono venuto qui col cane, Ma è già andato via il signore di Aosta? Sì, non ne poteva più, è andato via. Non ne poteva più, è andato via. Che peccato. Ma... Come passa il tempo, Cosa ha fatto di bello oggi? Mamma mia. Niente, di bello sono andato a fare la spesa. Andato a fare la spesa? La spesa, sì, ho fatto la spesa. E cosa ha comprato? Ma com'è curioso. Sono curioso, discendo dalla scimmia. No, direi più dall'asino lei. Cioè, guardi, ho comprato le uova. Le uova? Le uova. Le uova. Da mangiare? No, da covare l'ho prese, sì. A me piace covare le uova, mi metto alla sera per dire, davanti al telegiornale, mi metto sotto la poltrona e sto lì e le covo. Ma davvero? Sì. Cova... Una passione, proprio. Ma te penso. Così poi anche i pulcini, no? Ma certo. Bello, come no. Bella idea. E lo fa per hobby? No, lo faccio fa per hobby. Lo faccio di lavoro. Di lavoro. Cova le uova? Sì, sono un covante. Sì. Di hobby? Di hobby invece giro i salmoni nei fiumi, mi piace. No, veramente? Sì. Sì, perché... Mi vesto da grizzly, vado nei fiumi, li abbordo, li piglio e li giro. A lei quelli che giro? Sì, mi piace proprio. Mi piace farli. Poi mi accendo anche il sigaro così li rendo affumicati. Un lavoro fatto bene, no? Io anch'io faccio un lavoro a contatto con la natura, sai? Mi piace fare il giardiniere, sì. È un bel lavoro fare il giardiniere, sì. Pensi che passo ore e ore a parlare con le piante. Caspita, ora capisco il salice piangente, caspita. Il tronchetto dell'infelicità, ma soprattutto quando passa di fianco alla pianta del tè. La pianta del tè, sì. Insomma, è importante, eh? È importante parlare alle piante. È anche importante piantarla di parlare, eh? Sì, certo. Insomma, una bella passione la mia. Eccomi. Finalmente. Grazie, qui. Perfetto. Francesco. Roberta! Ma te guarda la Roberta! Cioè, ma vi conoscete? Sì, siamo stati fidanzati. Ma chi? Sì. Cioè, lei è stata fidanzata con lui? 3 anni. 3 anni? Sì. Era 3 anni. Sì. Sì, ma lo guardi. Quanto è bello, intelligente, brillante. Cioè, ma sta parlando veramente di lui? Sì, parla di me, sta parlando di me. Ha detto poi... simpatico, intelligente, brillante. Ma lasciato. Cioè, lui? Sì, era un po' geloso, madonna, santo com'è pesante. Cioè, lui ha lasciato lei, ma lo sanno al CERN? Cioè, veramente, cioè...
Vabbè, si metterebbero a studiarvi subito voi due, cioè. Sì, ma Francesco, io sì. Ho perso il tuo numero, non è che me lo ridaresti? Robby, fatene una ragione, a me piacciono le belle ragazze, cerca di capirlo. Sì, ma le ha chiesto il numero, ci pensa anche, glielo ridia, cioè, glielo dia. Ma poi mi sta attaccata. Facciamo una cosa, dammi tu il mio, dai, perché se mi sta attaccata poi mi manca l'aria, mi manca. Ma magari, guardi, Facciamo una roba, dammi tu il mio. Va il bene. Tuo, cioè tu. Ho capito. Dammi il cellulare. Hai capito? Sì, va io bene. Ho capito. Dammi il tuo numero, ne così lo gestisco sì. Un pochino meglio. Vado. 2 2 2. 6. Cosa? 2 2 2 fa 6. No, ma non deve sommare. La matematica non è un happy hour. Ma signore, ha detto 2 2 2, non deve sommarli. Me lo facevo perché sennò in rubrica porta via tanto spazio, invece cerco di comprimere. 2 2 2 e 6. È la questione degli additivi, dei è vero. Vada avanti per favore, vada avanti col numero. Allora, hai detto 2 2 2? Sì, poi 6. Eh? 6. Visto? Hai visto, caro mio, eh? Niente a caso. Lei è un caso grave, guardi. Poi Robin? Poi 5 5. 5 5 5. Sì. 5 5 5. Ma no, 5 5. Come ha detto lei? 5 5 5. 5. 55. La Madonna, 55 5, non finisco più. Comincio. 5 5 5. Faccia, 5. Dia a me per favore, però dia a me che guardi, allora lo segno io. Allora, me lo ripeta, cos'è che diceva? Allora, 2 2 2 6 5 5. Giusto. 9 4 9, 3 4. 1. Ecco, 3 1. Ecco fatto in 4 e 4 8. Cos'è? Prefisso? Ah, guarda, non le rispondo neanche. Non le faccio rispondo. Una cosa. Perché non provi? Sei sempre stata. Buttala sulla simpatia, perché quella bellezza tesoro. E funziona così. A me dispiace dirlo. Funziona male. Sì. Proprio non mi prendi proprio. È simpatico, però. È relativo, guardi, è molto relativa la cosa. Sei carina, sei bassina. Non c'è niente a me. Perché non provi a chiamarmi così vediamo se è giusto il numero? Ah, sì, è vero. Facciamo questa prova. Sì, proviamo. Allora. Provo. Non mi fare emozionare, però. Pronto? 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 Chi parla? Perché? Chi deve essere? Scusi un attimo, la sta chiamando. Scusi, non posso parlare con lei, sono al telefono con una persona. Ma porca vacca, ragazzi. Eccomi qui, buongiorno. Ma se ti disturbo. Cos'è, una promozione? Perché se sei impegnato ti chiamo dopo. Va bene, grazie. Chissà chi era. Sapete che se vi vede Alberto Angela fa 10 puntate su di voi, eh? Cioè... A 10 puntate, sì. Francesco, ti ho salvato. Perché ero in pericolo? Qua quello in pericolo sono io, ve lo dico, guardi, sinceramente. Sì, sono in salvato. Ma tanto in pericolo. Ah, siete pericolosi, cioè. Le mani, Robby, le mani, dai. Lo sai che io devo andare adesso, però... Oh, già mi manchi un po'. Vado. Vai. No. E poi anche te, Robby. Ma non hai qualche vestitino un po' carino? Madonna, ma come vai in giro? Ma non ti piaccio stasera? Insomma, sei un po' così. Chiamami. Sei un po'. Prometti, chiamami. Sì, ti chiamo. Ma non con quella faccia, però, convinto. Questa c'ha di faccia. Oh, ma va, che è pesante. Guardi, però, ma sa cosa? Per fortuna che è andata. Dopo questa scena pietosa che mi avete fatto vedere, ne approfitto anch'io e me ne vado. E va via anche lei. Sì, e sa dove vado? No. Perfetto, allora ci vado.